Senti, detto fra me te, tanto a finanza non ci sente, come vanno gli affari questi ultimi giorni? Male, in questi 2-3 giorni ho subito visto il calo proprio drastico, specialmente la mattina quando la gente viene a lavorare verso Roma, gli apre la via del Castello, ma può più passare verso le mie, prima perché siamo fermati contromano, non prendono più il giornale da me e fanno tutto quanto il giro enorme per andare a Roma a lavorare. Certo. Vabbè, lo stesso penso sarà anche per il bar, la tabaccheria. Tutti gli altri commercianti, il bar, la tabaccheria. La registrazione. E tutti i commercianti su questa strada. Ma queste quelle tutte contromarche. Tutti la multa gli abbiamo fatto, signore. Oggi il comune è in cassa. Ma scusate un attimo, io che vengo con mio figlio con la sedia a rotelle. Sì. Devo andare a quel bar lì perché quello è di mio figlio. L'altro è mio figlio. Da dove viene lei? Da Cocciano. Da Cocciano. Viene da Cocciano. Quindi che io dico una cosa. Un giro panoramico? Qui per attraversare la piazza deve fare quella. Magari piove. Signora, piove o non piove, deve fare le strisce per noi lì, poi quell'altra. Quindi vuol dire che io devo parcheggiare da quella parte. Sì, deve far girare tutta la piazza. No, magari con lo sportello che mi si deve aprire tutto. Mi si deve aprire tutto lo sportello dalla parte del passeggero, mi si deve aprire il cofano dietro per tirare giù la sedia a rotelle, posare la sedia a rotelle, far scendere mio figlio. Signora, se impari però i percorsi, no? Per esempio, vedete lì. Lì c'è la zona che no, quello è il passaggio privato. Sbagliato. Passo carabile per lui. Sì, ma passo carabile. Quello è un negozio che vende auto, hanno anche sbagliato i cosi. Sì, perché l'hanno messa davanti alla porta del bar. L'hanno messa davanti alla porta del bar. Hanno messa davanti alla porta del bar. E il carico scarico merci. Perché quel segnale giallo dovrebbe essere inquadrato con la porta. Invece? E invece no, sta sulla porta del bar. Quindi la macchina che devono caricare due posti e si vede che è ad uso del bar e dell'altra no. È quello delle macchine. La signora del bar ha detto che hanno sbagliato, che hanno occupato una parte sua. Eccola, l'importante è pensare quando si fanno le cose, però è difficile. Pure i carabinieri se sbagliano. Sta andando bene i carabinieri. Pure i carabinieri se sbagliano, no, ci hanno piato. Guarda un po' che giri, vedi il passaggio quello là, quello lì, diciamo quando il passaggio prima per negozio si spostava della, a sinistra e girava subito, quindi doveva essere. Ma c'era un traffico normale perché era stabilito da attenzione, non ha bisogno di tutto questo, non ha bisogno questo perché questo è qualcosa per bloccare il traffico, non farlo scorrere e invece bloccarlo, ma non soltanto che tu blocchi il traffico su questa piazza. Mi dispiace. Ma mi aumenti il traffico. Mi dispiace, non mi sono portato il tapiro d'oro. Già, ma con certi periodi. Ma quelle scuole dell'anno. Quelle scuole? Quelle scuole. Ma che lo metti su qualche giornale? Metto su Facebook. Ah, metti su Facebook? No, ho una mia pagina, signore. Ambientale. Mo' è lunga. Danno ambientale. Allora perciò sì, no, consumando so, questo è corazza, no? Mezzo, è corazza. Più anidride carbonica, più scarichi e questa piazza fra un po' ci saranno nell'ambiente più scarichi che la gente respirerà ancora male.